È stata un'esperienza che non auguro al più grande nemico. A parlare è Lorenzo Damiano, 56enne di origine trevigiana, fino a poco tempo fa uno dei leader Novax più agguerriti, assiduo frequentatore delle piazze in protesta. La sua è la storia di una conversione da Novax a Provax, e a fargli cambiare opinione è stato il Covid stesso. Era risultato positivo dopo un viaggio a Međugorje, cittadina balcanica frequentata in pellegrinaggio da molti fedeli come lui. Le sue condizioni si sono aggravate quasi subito ed è stato ricoverato in terapia subintensiva all'ospedale di Vittorio Veneto, dove ha sperimentato quella che i sanitari chiamano la fame d'aria. Ed è proprio durante il ricovero che il Novax convinto, dopo aver provato la malattia sulla sua pelle, ha cambiato idea. Dimesso dall'ospedale nel ringraziare i medici per averlo curato, è diventato alfiere della campagna vaccinale. La mia visione del mondo è cambiata ed è importante seguire collettivamente la scienza, quella che ti salva la vita. Appena potrò, mi vaccinerò. Oggi dico una nuova scienza che metta a punto tutto perfettamente per essere vaccinati e salvare. Queste le sue parole, da cui però ha preso subito le distanze tutto l'universo Novax, che prima si riconosceva in lui, quando arringava la folla contro la dittatura sanitaria, ipotizzando complotti e scagliandosi contro l'infezione sperimentale. Tra i Provax invece sono in tanti a credere che Lorenzo Damiano possa diventare un testimonial della campagna vaccinale. In effetti lui stesso ammette che il suo nuovo scopo in tutta questa vicenda sarà quello di portare la sua voce e la sua esperienza a chi ancora nega i rischi del Covid. Vorrei invitare tutti coloro i quali organizzano le manifestazioni in giro per il mondo, di cominciare a fare una riflessione. Ecco una riflessione. Allora, con me c'è il professor Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, che ringrazio. Prima però voglio andare da Ivan Bacchi a Treviso. Abbiamo visto che ieri Lorenzo Damiano è uscito dall'ospedale, ha di fatto ammesso di essersi pentito, ma adesso, diciamo, l'ulteriore, in qualche maniera, colpo di scena è che lui stesso è diventato bersaglio dei Novax. È così, Ivan Bacchi? Sì, è assolutamente vero Alberto, lui aveva fondato due gruppi, due idee molto forti, tra l'altro una era anche quella che si chiamava Norimberga 2, quindi era un po' il volere richiamare una sorta di processo di Norimberga per coloro che facevano e che facevano uso del vaccino. Adesso è completamente cambiata la sua idea, per cui tutti questi gruppi hanno assolutamente preso le distanze da lui dicendo che questo signore dice delle cose che non li rappresentano più e quindi si sono proprio distanziati su tutti i canali ufficiali in cui questi gruppi agiscono, Alberto.